Sarà firmata entro la fine di ottobre la convenzione tra l'ANAS e il gruppo di imprese che realizzerà la Ragusa-Catania. A darne notizia il commissario straordinario della provincia di Ragusa, Giovanni Scarso, al termine dell'incontro romano di oggi con i vertici di ANAS, alla presenza dei rappresentanti del consorzio delle imprese che sarà il concessionario dell'opera. Soddisfatto dell'incontro, il commissario Scarso, incontro promosso dal comitato ristretto al fine di affrontare tre argomenti che riguardano la viabilità della provincia Iblea, in primis i tempi per la firma della convenzione tra ANAS e il gruppo di imprese che sarà il concessionario del raddoppio della Ragusa-Catania, la variante della statale 115 Vittorio Comiso e i lotti della Siracusa-Gela. Mucci ha fatto il punto della situazione annunciando che la firma della convenzione avverrà entro la fine del prossimo mese di ottobre. Di fronte a un direttore generale, a un presidente, che ci danno questa assicurazione alla stessa impresa, anzi alle imprese che erano presenti, bisogna essere quantomeno fiduciosi, insomma. Resta fermo il fatto che queste cose saranno seguite passo dopo passo. Non lasceremo un attimo di spazio a nessuno, perché vogliamo che le cose devono andare avanti così come è previsto. I ritardi nella firma della convenzione pare siano da addebitare ai soci francesi che non hanno fornito alcuni documenti per la costituzione della società. Intanto il presidente di Silec, Massimo Chiabotto, alla riunione di oggi precisa che non c'è alcuna riconsiderazione da parte dei francesi sulla realizzazione dell'opera, tant'è che si sta andando avanti nella progettazione esecutiva dell'opera pur non essendo formalmente concessionari. Questo dimostra la volontà di proseguire nell'iter e arrivare in tempi brevi alla firma della convenzione.